Eccoci di nuovo insieme, bentornati. Sono passate 3 settimane, quindi aspetto sempre i vostri commenti per sapere come va l'idratazione, come va la vostra colazione e come va con le proteine. Siamo riusciti a inserire le proteine in ogni pasto? E questo fatemelo sapere nei commenti. Oggi, come abbiamo anticipato la volta scorsa, parleremo dei carboidrati. I carboidrati che spesso vengono eliminati quando si parla di perdita peso ed è ovviamente sbagliatissimo, almeno per quanto riguarda la salute. Perché non dobbiamo eliminare i carboidrati? Perché i carboidrati sono la nostra energia. E faccio sempre un po' lo stesso esempio: una macchina senza benzina potrebbe funzionare, potrebbe camminare? No. È un po' così anche per il nostro corpo, ma a parte l'energia che arriva attraverso i carboidrati servono anche per regolare gli zuccheri nel sangue e l'insulina e aiutano, influiscono sul metabolismo dei grassi, aiutano la digestione e regolarizzano anche l'intestino. Poi certo, dipende di che carboidrati stiamo parlando. I carboidrati si dividono in modo semplice tra carboidrati complessi e carboidrati semplici. Quello che noi dobbiamo preferire sono i carboidrati complessi, ovvero pasta, pane, cereali intesi come orzo, farro, poi in più ci sono le patate, il riso, mentre i carboidrati semplici sono merendine, dolci, caramelle, ma ci sono anche quei carboidrati semplici che fanno bene, non che vengono comunque mangiati e messi nella nostra dieta perché comunque hanno dei nutrienti equivalenti a vitamine e minerali. E questi sono il miele, la marmellata, la frutta, solamente che dobbiamo saper scegliere e dobbiamo anche saperli dosare. Perché dobbiamo fare attenzione al consumo di questi carboidrati semplici e parlo soprattutto di merendine, zuccheri, insomma tutti quei dolcetti e quei dolciumi che tutti piacciono, ma che dobbiamo davvero limitare, se non eliminare. Perché? Perché si alza la glicemia, che è l'ormone che fa immagazzinare grasso. Quindi è molto importante limitare il consumo di questi carboidrati semplici, a mio parere, eliminando completamente dolciumi, caramelle, succhi di frutta, tè commerciale ricco completamente di zucchero, bevande gassate come Coca-Cola, aranciata. Farne un uso veramente molto molto basso, quindi considerarlo come un fuoripasto settimanale, mentre come zuccheri semplici da preferire zuccheri della frutta, del miele o della marmellata, ma sempre limitando il pasto. Quindi, come dicevamo una volta scorsa, è sbagliatissimo cenare con la frutta perché andiamo solamente a dare al nostro corpo zuccheri. Si alza la glicemia e quel poco che magari mangiamo viene anche trasformato in grasso perché ce l'andiamo a dormire, ok? Quindi la cosa importante è capire quali carboidrati scegliere e assolutamente non eliminarli e quanti mangiarne. Quindi nel nostro piatto andiamo a inserire anche i carboidrati, quindi abbiamo le proteine e i carboidrati. Ora mancano i grassi, che sarà un discorso che affronteremo la prossima volta. Quindi, quali sono i carboidrati che abbiamo detto? Quale scelta fare? Io vi consiglio di eliminare lo zucchero, non ne parliamo proprio, eliminatelo proprio dalla vostra dieta. Ecco, questo deve essere eliminato, non i carboidrati. Lo zucchero, eliminatelo, eliminatelo, eliminatelo. Non fa bene a nulla. E quindi
quali carboidrati scegliere, bisogna fare attenzione soprattutto a questo, quindi la pasta che fa tanta paura invece è un carboidrato complesso che ci dà un'energia giusta che possiamo consumare nel tempo. Quindi pane, pasta da consumare, è ovvio che poi dobbiamo capire quanta, e questo anche lo vedremo più avanti. Ma sicuramente se a oggi mangio un etto di pasta perché sono abituata a pranzare, parlando, prendendo l'esempio del pranzo, con solo pasta, è ovvio che nel mio piatto non posso mettere 50 o 60 grammi di pasta, diciamo che neanche la mia moglie a cuocere, no? Quindi se noi mettiamo nel piatto 60 grammi di pasta, ammettiamo anche un etto di macinato e un goccino d'olio o un pochino di parmigiano, abbiamo composto un piatto bilanciato dove abbiamo proteine, carboidrati e grassi completo, e questo fa sì che la fame arriva anche molto molto più avanti. Non so se avete mai fatto caso che se andiamo a mangiare una mela per lo spuntino, partiamo con la fame, mangiamo la mela e dopo circa mezz'ora ci abbiamo una fame che equivale al doppio della fame che avevamo prima. Questo perché, come abbiamo detto prima, la frutta ricca di vitamine, va bene, dobbiamo assolutamente consumarla, ci alza un pochino la glicemia, nel caso della mela è davvero pochissimo, la glicemia, poi vi lascio a fine lezione una tabella che riguarda tutto ciò che sono alimenti, gli alimenti che alzano, danno dei picchi glicemici. Per quanto riguarda la frutta, penso che lo sappiamo in tanti che uva e banane sono quelli un pochino più calorici e la glicemia si alza un pochino più. Ma detto questo, il picco di glicemia quando poi riscende ci fa sentire questa sensazione di fame. Apro il primo parentesi, se andiamo a vedere uno spuntino, come posso farlo completo? Lo posso fare completo con mela e frutta secca. Se andiamo a leggere la tabella nutrizionale della frutta secca, scopriamo che la frutta secca è una buona fonte di energia, è ricca di proteine e ricca di grassi. Quindi se andiamo ad aggiungere alla mela o alla pera, pesca, quello che sia, delle mandorle o delle noci in quantità più o meno 10-15 grammi, sicuramente abbiamo fatto un pasto completo e quindi andiamo anche a prolungare quella sensazione di sazietà, ok? Mangiare solo carboidrati non ci sazia. Mangiare carboidrati, proteine e grassi nei pasti, mantenendo le calorie basse, ci aiuta a sentire quella sensazione di sazietà. Quindi concluderei dicendo che oggi sappiamo che nel piatto dobbiamo pensare prima a metterci le proteine, poi a metterci i carboidrati che sicuramente possiamo diminuire rispetto a quello che facciamo oggi, e i grassi, parleremo la prossima volta dei grassi. Però sappiamo che un buon grasso da mettere nel pasto è sicuramente l'olio extravergine di oliva. Attenzione però a quanto ne mettiamo. Quindi ne parleremo la prossima volta, e vi ringrazio sempre di avermi seguito fin qui. Se ci sono dubbi, domande, oppure non ho magari spiegato bene qualcosa, scrivetemelo e fatemelo sapere nei commenti. Vi lascio sempre a fine lezione alcune slide che riepilogano tutto ciò che abbiamo detto per essere più chiari su quello che andrete a fare in questa settimana. Mi raccomando, tenete duro, perché i cambiamenti ci vuole sempre tempo.
E la slide che metto sempre spesso è che per perdere peso ci vuole tempo. Ci vuole tempo lì dove poi non lo andiamo a riprendere. Quindi una cosa importante è capire come mangiare sempre, anche quando andiamo fuori a mangiare la pizza. Vi garantisco che poi sarà semplice avere delle piccole accortezze per far sì che il vostro pasto fuori casa sia anche quello abbastanza bilanciato. Rendetevi conto anche di quanto si sbagliava rispetto alla porzione dei carboidrati, portando dalla mattina fino alla sera, ma quanti carboidrati mangiavo? Ok, quindi vi lascio con questa domanda, ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, continuate ad allenarvi, prendendo, e io vi suggerisco alcune lezioni che precedentemente già abbiamo fatto insieme. Un bacio, un abbraccio a tutti e ci vediamo prossimamente.